sanguinario scontro a fuoco avvenuto nel 1969 tra le truppe statunitensi ed i Viet Cong sulle pendici di una collina del confine con il Vietnam del Sud, successivamente ribattezzata dalle cronache militari in Hamburger Hill dagli stessi soldati superstiti per la quantità di cadaveri che si trovavano uno sopra l'altro, quasi come fossero gli strati di hamburger in un Big Mac. Mio amico, mi daresti il tuo tacchino con questo scopo? Che ti sei fumato, Johnny? Coraggio, prendiamo questa fottuta collina! L'inferno e l'impossibilità della ragione. Questo posto è così, è l'inferno. Ti va mai di fare un cazzo? Questo posto lo odio già ed è solo una settimana. Una settimana orrenda. La cosa più dura che abbia mai fatto è stare in testa al plotone. Tre volte questa settimana. Non so più neppure cosa sto facendo. Ci alziamo alle 5 di mattina e marciamo tutto il giorno col sacco in spalla. Ci arriviamo alle 4 o alle 5. Non c'è già. E ho paura perché non mi dice nessuno come devo fare le cose. Perché sono esatto. Nonna, io non credo di farcela resistere per un anno. Penso di aver fatto un grosso sbaglio a venire qui. Siete mai chiesti perché Hollywood ha prodotto e produce così tanti film sulla guerra in Vietnam? Perché rappresenta la prima grande sconfitta militare degli Stati Uniti. Una guerra intrapresa tra l'altro con un piccolo paese di contadini comunisti che hanno lottato e difeso la loro terra con una incredibile resistenza. Contadini comunisti, incredibile resistenza.